Seconda parte di 7 in punto, parliamo di Natale a Venezia, parliamo di My Christmas Venice, l'anno scorso numero 0, un'edizione limitata di questa manifestazione che viene riproposta quest'anno, la prima edizione, come ci ha detto fuori onda l'ideatrice di questa iniziativa che è qui con noi anche quest'anno. Do il buongiorno e il benvenuto a Chiara Bocchini, ideatrice appunto di My Christmas Venice. Buongiorno e grazie di avermi invitato qui con voi. È un grande piacere tornare anche quest'anno per raccontarvi il My Christmas Venice edizione numero uno. Natale a Venezia, uno potrebbe dire. Già la parola Natale, la parola Venezia è magia, no? Due parole abbinate che creano magia. Qual è la magia particolare del My Christmas Venice che ha una connotazione specifica, distintiva, senza nulla togliere alle altre interpretazioni del Natale a Venezia? Qual è l'identità? L'identità è stato far nascere e creare questo evento nella zona, a mio parere, più bella di Venezia, che è il sestriere di Dorsoduro, e che ha una magia, come diceva lei, appunto particolare, e nella quale ho creato un percorso di art lighting design, di luci legate al Natale che si riflettono sui canali del sestriere. E quindi creano un percorso emozionale che arriva all'albero di Natale che abbiamo posto, come l'anno scorso, di fronte alla Basilica della Salute. Perché per i non veneziani, magari adesso qualcuno griderà allo scandalo, il sestriere di Dorsoduro, sono questi sei sestrieri che caratterizzano la città di Venezia, è quello del lato destro, venendo da Piazzale Roma di Canal Grande, e dall'altra parte affaccia sul canale della Giudecca. E io condivido con lei, sarà per questioni di studio, no? Nella zona delle Zattere di San Sebastiano, quest'area di Venezia è un'area particolarmente anche tranquilla, dove c'è questo pululare di gallerie d'arte. Sì. Pensiamo alla Peggy Guggenheim come primo approccio per poi arrivare alla collezione Pinault con la Basilica della Salute. Quindi un po' questa punta che si erge in bacino San Marco. È una punta meravigliosa, ricca di arte di ogni tipo, anche con musei minori, diversi da quelli che lei ha citato, ma ugualmente molto importanti. E che comprende anche una serie di basiliche, oltre quelle della salute, di chiese importantissime, quali quella dei Gesuati o quella dei Carmini, per esempio, e di zone nascoste di Venezia che hanno un fascino particolare. E quest'anno realizzeremo il Natale anche in una di queste zone nascoste. E praticamente abbiamo creato un mercato di Natale, una mostra mercato, e praticamente abbiamo il Palazzo Zenobio per un mese a nostra disposizione, che è il Collegio degli Armeni, vicino ai Carmini, che sarà un contenitore all'interno del quale verranno svolti, oltre alla mostra mercato, quindi la possibilità di fare shopping, ma anche degustazione di food e di buoni vini locali, anche verranno realizzato una serie di eventi legati alla musica, alla cultura, a laboratori per bambini che sono sempre i protagonisti del Natale, a intrattenimento come musica o pillole di danze, letture di poesia. Quindi ci saranno tantissime eventi che daranno la possibilità ai veneziani, ai locali, anche vogliamo richiamare persone del territorio, anche se non veneziane, e turisti, dove poter trascorrere delle belle giornate e fargli vivere l'atmosfera del Natale. Se non sbaglio, il minimo comune denominatore di questo cartellone di eventi è la luce. La luce è interpretata però in modo artistico. Sì, è vero, perché il Natale è luce principalmente, quindi
abbiamo posto l'attenzione sulla luce e quindi abbiamo un albero, come dicevo prima, luminoso con 3600 LED di fronte alla Basilica della Salute. Quest'anno avremo anche un albero gemello in piazza San Marco e un percorso di luci che partirà dalle gallerie dell'Accademia fino ad arrivare appunto attraverso il Food Village, che è la prima edizione del nostro Food Village a Campo San Bio, fino alla Punta della Salute. La vera novità però del My Christmas Venice è stata quella che è nata dal desiderio collettivo della città di illuminare una zona specifica della città. Esatto, diciamo che abbiamo con mia grande soddisfazione trasmesso il nostro desiderio di ricreare il Natale, di portare di nuovo l'atmosfera del Natale a Venezia, e quindi ci è stato chiesto di illuminare la zona di Piazzale Roma e della ferrovia, e dopo 15 anni riusciremo a portare un albero di Natale sul piazzale della stazione. Quindi progressivamente dall'albero di Natale davanti alla Basilica della Salute a Piazza San Marco, alla stazione, state illuminando la città? Sì, diciamo che stiamo illuminando la città, diciamo che proviamo a portare la luce nella città. E diciamo che l'albero della stazione è molto importante perché è una zona dove storicamente c'era sempre stato un albero di Natale, quindi essere stati in grado dopo 15 anni... Cioè mancava in stazione a Venezia un albero di Natale da 15 anni? Sì, quindi noi abbiamo... è l'ingresso alla città, certo, Piazzale Roma, e la stazione. E quindi avere questo albero importante di un grande artista italiano che si chiama Marco Lodola, che ha creato un albero per Venezia e che richiama, ha dei richiami alla città. Non glielo voglio svegliare perché voglio creare un po' di suspense. Si potrà vedere da quando? L'albero verrà illuminato dal 2 di dicembre, poi viene inaugurato il giorno 9, ma ci sarà già dal 2 di dicembre. La luce è anche la luce che arriva dall'arte, perché si accende un sestriere, una luce che poi si dipana in altri sestrieri, una luce che vuole sottolineare l'importanza dell'aspetto culturale, potrebbe essere anche letto in termini snobistici questo, di una città che è una città, lei appunto evidenziava, io ho parlato della collezione dell'arte contemporanea Peggy Guggenheim, intorno a quell'area pullula proprio di gallerie che sono espressioni dell'arte contemporanea, fosse anche lo spazio Vedova eccetera eccetera, e situazioni che si ripropongono. Quanto porre l'accento sull'arte, sulla cultura è legato al My Venice, al My Christmas Venice? My Christmas Venice è un evento artistico culturale legato al Natale, quindi all'interno del My Christmas Venice, oltre al percorso artistico di luci, ci sono appunto, come le dicevo, alberi di Natale di artisti, ma non solo. Ad esempio l'importante esposizione legata al Natale realizzata da Nando Crippa su Campiello Barbaro a due passi dal Guggenheim è un'espressione dell'artista sul significato del Natale, è un'espressione del suo atto d'amore legato al Natale, atto d'amore che è proposto anche dall'opera che si chiama Cuore di Alan Bianchi, che verrà esposta all'interno di Palazzo Zenobio. C'è anche la componente illuminare il Natale, la magia del Natale, però non sottovalutate, non dimenticate la componente religiosa, la componente sacra, no, della ricorrenza del Natale. E leggendo qui nel programma delle iniziative ho posto particolare attenzione all'infiorata. L'infiorata che è simbolo, no, di devozione
alla Madonna in particolare, quindi la Basilica della Salute, no, in qualche modo Un posto più è scrigno adatto, di scrigno. questa devozione. Sì, infatti abbiamo scelto anche quest'anno di realizzare un tappeto molto bello dedicato alla Madonna della Salute proprio per inaugurare con questo atto di devozione il Natale a Venezia e quindi abbiamo pensato di inaugurarlo proprio attraverso l'evento della realizzazione del tappeto, perché non è tanto bello vedere il tappeto dell'infiorata finito, quanto vederlo realizzare. E queste artiste che sono bravissime, che sono artiste che hanno vinto 3 anni fa il primo premio delle arti effimere in Vaticano, sono veramente bravissime nella realizzazione del tappeto e addirittura hanno creato una magia lo scorso anno durante la realizzazione perché hanno cantato canti sacri mentre lavoravano per trovare concentrazione in questo atto di lavoro e devozione insieme. Quindi abbiamo voluto proprio inaugurare l'evento con questa realizzazione del tappeto il giorno 2 dicembre. I lavori partiranno il primo e il tappeto verrà terminato, penso, il giorno 4. Abbiamo terminato la prima parte di intervista, torniamo tra un paio di minuti, subito dopo la pubblicità. Continuiamo a parlare del My Christmas Venice dal 2 dicembre al 7 gennaio a Venezia, nel sestriere di Dorsoduro, ma non solo. A tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, parliamo della luce, la luce che avvolge il Natale, in particolar modo il Natale a Venezia, una luce che vuole essere l'elemento guida di una iniziativa My Christmas Venice dal 2 dicembre al 7 gennaio, iniziativa promossa nel sestriere di Dorsoduro, quell'area tra il Canal Grande e il Canale della Giudecca, luogo denso di gallerie d'arte, di espressioni d'arte contemporanea. E per parlare di questa ricca iniziativa, qui con me questa mattina Chiara Bocchini, che è ideatrice del My Christmas Venice. Si diceva l'anno scorso un numero zero, quest'anno la vera prima edizione. Già ha elencato quelle che sono le caratteristiche di di questo lungo Natale, di questa animazione illuminata, però l'inaugurazione, perché ogni evento deve avere, no, il momento clou, Certo. è il 7 dicembre. Cosa succede? Succederà che il 7 dicembre percorreremo il sestriere di Dorsoduro insieme alle Marie di Venezia che verranno portate in gondola fino a Campo San Vio e con loro percorreremo tutto il nostro sestriere fino ad arrivare all'albero di Natale. E visiteremo con loro di nuovo l'infiorata e il presepe che abbiamo realizzato all'interno della Basilica della Salute, un presepe particolare realizzato da un'artista bolognese Renata Capris, ispirato al presepe napoletano, che non poteva mancare ovviamente Che legame c'è tra all'interno. Venezia e Napoli da un punto di vista proprio ancestrale, da un punto di vista artistico, emozionale, sacro anche, di una devozione Sì, forse questo è il molto, legame. molto istintiva, no? Che anche a Venezia in qualche modo, in una visione laica, tipicamente veneziana, della tradizione della Serenissima, però ci sono questi aspetti molto, molto passionali, no? Di una Molto religione. passionali del Natale, perché i napoletani hanno un senso del Natale molto profondo, non solamente inteso appunto in senso devozionale, ma anche in senso artistico legato al Natale, perché quello che ci propongono a livello artistico è molto importante. Per esempio, i napoletani ormai sono famosi in tutto il mondo, quindi noi abbiamo voluto portare attraverso questo presepe realizzato da Renata Capris un po' di Napoli anche a Venezia.
E poi, come le dicevo, presenteremo il nostro Food Village, che è un insieme di profumi, suoni e sapori da poter degustare e che dove per la prima volta coinvolgeremo anche le scuole nella realizzazione di questo Food Village. Il Liceo Artistico di Venezia ci aiuterà a decorare le casette, perché le casette non saranno semplici casette di Natale, ma casette decorate dal Liceo Artistico di Venezia. Quindi questo io lo trovo molto importante, perché appunto i giovani sono il nostro futuro e quindi vanno coinvolti nei nostri progetti. E quindi le casette saranno decorate da loro e richiameranno un po' l'atmosfera Sempre con della una vena città. artistica raffinata, no? Sì. Perché quando uno pensa ai mercatini di Natale, a seconda Sì. della loro allocazione, pensa anche un po' all'ambiente dove sono inseriti, in alta montagna piuttosto che, non lo No, so. il nostro sarà un Quindi, food village veneziano. è questa Quindi la cifra identificativa? sì, esatto. E poi oltre a loro abbiamo coinvolto anche il liceo musicale che realizzerà un concerto all'interno di Palazzo Zenobio il giorno successivo, l'8 di dicembre, poi via via tutta una serie di altre manifestazioni all'interno di Palazzo. La volontà di creare questo programma nasce da cosa essenzialmente? Dalla voglia di anteporsi anche a, se ne parla, inevitabile, a un turismo lecito, perché è giusto che tutti possano venire a Venezia, ma che in qualche modo andrebbe governato, no? Andrebbe indirizzato verso quelle regole di buona educazione che sono tipiche di quando magari si entra in una cristalleria. Non si può entrare in una cristalleria con gli scarponi. Venezia è una città cristallo, non è una roccaforte medievale, un fortino romano dove si può accedere con, ripeto, con gli scarponi. Sì, sicuramente nasce dal desiderio di riempire un vuoto che c'era prima del My Christmas Venice. In questo periodo non veniva organizzato o realizzato nulla. Perché Quindi Venezia a Natale viene considerata bassa stagione, è per bassa quale. stagione. Infatti, come seconda aggancio, per agganciarmi appunto a ciò che lei ha detto, è che c'è il desiderio di portare un turismo e comunque un insieme di visitatori di qualità che apprezza un certo tipo di eventi e di situazioni che gli vengano proposti per poter cambiare anche questo momento di bassa stagionalità in un periodo di media-alta stagionalità. Sembra quasi un paradosso che a Venezia a Natale sia la bassa stagione, forse perché è il momento in cui c'è un afflusso minore in picchi mastodontici di afflusso, oppure proprio Venezia a Natale, con la scusa che c'è il carnevale a ridosso, No, ha una specie si di. addormenta, va un attimo in letargo in quel momento, Venezia. Diciamo che cerchiamo di risvegliarla attraverso l'organizzazione di questa manifestazione, perché tutte le città internazionali del mondo organizzano eventi legati al Natale. È veramente un peccato che forse una delle più belle città del mondo Si non dimentica del Natale. si dimentica del Natale. Per me questo personalmente è inaccettabile, quindi a Venezia non ci si può dimenticare che è Natale, che è una festa importante e quindi bisogna ricreare l'atmosfera giusta. Qual è l'atmosfera giusta, a prescindere dal Natale, per lei, che dovrebbe caratterizzare Venezia, perché poi indubbiamente la bellezza di una città così particolare richiama milioni di visitatori, però non va mai dimenticata la presenza di chi ci vive a Venezia. Certo. E come si fa a trovare un giusto equilibrio? Un dibattito
molto, molto acceso, no? Molto, molto stimolante anche per certi versi, ma molto, anche molto arido per certi Sì, altri. Venezia è un gioiello ed è una città delicatissima che bisogna saper trattare, quindi non la si può riempire troppo, non è un contenitore dove ci si può mettere il mondo dentro. Bisogna trovare il modo giusto per far arrivare la quantità di persone che Venezia è in grado di ospitare e dare la possibilità a chi ci vive di poterci continuare a vivere, perché altrimenti i veneziani fuggono e poi muore la città. Quindi questo è sicuramente un discorso molto importante che non devo affrontare io, ma devono affrontare i politici, perché io Certo. sono un pesciolino piccolo che si occupa del Natale. Ma credo che a Venezia non possa essere arrivata, far arrivare una folla troppo grande di persone in uno stesso momento, perché questo potrebbe causare poi dei problemi anche oggi vediamo che li causa in realtà. Quanto My Christmas Venice è rivolto ai veneziani stessi? È per i veneziani, prima di tutto, è un evento dedicato alla città di Venezia, a chi ci abita. Quindi Venezia è proprio un evento per i veneziani, che spero che lo possano apprezzare, lo possono condividere, portandoci i loro bambini, partecipando insieme alle famiglie, e solo così potrà crescere e continuare a farlo risplendere in misura ancora più bella nel futuro. Bambini, il 23 dicembre c'è Babbo Natale. Sì, abbiamo l'arrivo di Babbo Natale per la prima volta organizzato a Campo San Bio. Il Babbo Natale naturalmente a Venezia non può arrivare che in gondola, e la magia che regaliamo ai bambini di Venezia o a coloro che vorranno partecipare è offrire ai bambini in quel giorno un giro in gondola sotto le luci del My Christmas Venice. Venezia per la sua tipologia impone un andamento lento. Quanto bisognerebbe far propria questa convinzione, proprio a prescindere dall'essere veneziani, ma nel momento in cui si va a Venezia, bisognerebbe appunto incarnare questa situazione. Quando si va a Venezia bisogna andare Ai ritmi di lentamente. Venezia, bisogna prendere i ritmi di Venezia, non si può pensare di essere stressati dalla fretta di andare a destra e a sinistra, perché purtroppo ci sono i tempi che detta Venezia, che sono quelli dei ponti, dei vaporetti o degli attraversamenti del canale in gondola, quindi Ed è un'ottima terapia poi, certo, sapendola prendere, sapendola finalmente si prendere. è costretti ad andare piano. Esatto, questo ce lo impone, finalmente la città ce lo impone. Io ringrazio Chiara Bocchini, My Grazie Christmas Venice, dal 2 dicembre al 7 gennaio, ricco programma di eventi dove la luce, l'arte, la riflessione anche intimista sulla città di Venezia si accende per i veneziani e per i turisti. Torniamo domani mattina col 7 in punto, arrivederci.